Ben ritrovati insieme, poco più di 10 minuti all'avvio degli scambi di fase continua per le borse europee che dovrebbero vedere un calo frazionale, circa un quarto di punto percentuale in discesa viene visto dai colleghi analisti di IG, il nostro FTSE MIB e il DAX di Francoforte. Intanto sul mercato dei titoli di Stato dell'Eurozona lo spread BTP Bund si allarga a 205 punti base dai 201 della chiusura di ieri e dai 198 della chiusura di venerdì, con il rendimento del decennale italiano in aumento al 2,25%, mentre quello del Bund tedesco è in calo allo 0,2%. Come dicevamo, in una fase in cui non si vuole accollarsi altro rischio in portafoglio, si acquista il Bund e si va a non preferire invece quello, le obbligazioni dei paesi periferici. Non a caso oggi test importante sarà un'asta che il Tesoro prevede questa mattina. 6 miliardi di euro di bot con scadenza 12 mesi verranno offerti agli operatori di mercato. Debutto spaziale ieri per Avio, il gruppo di cui Leonardo S.p.A. è azionista dal 2003 e che vedrà una salita del gruppo fino al 28%, ha chiuso ieri con un rialzo del 6,6%, 13,40 euro. Questo è il bilancio di una giornata più che positiva per Avio, che è il decimo operatore che sbarca a borsa italiana. Segmento star, questo è quello che è stato scelto. Il suo amministratore delegato Giulio Ranzo ci racconta quali sono le aspettative e i prossimi obiettivi di un'azienda che si occupa ovviamente di spazio e ora decide di sbarcare anche a Piazza Affari. L'aspettativa è quella di crescita e di capacità di fare nuovi investimenti in maniera più veloce, accedendo al mercato dei capitali. Gli obiettivi futuri immediati sono quelli di completare lo sviluppo di Vega C e di Ariane 6, che sono i lanciatori europei di nuova generazione. Vega C volerà nel 2019 e Ariane 6 nel 2020. Do subito il ben trovato allora per commentare anzitutto quali sono le prospettive di questo nuovo gruppo arrivato sulla borsa. Salvatore Gazziano di Soldi Expert SCF, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Ben ritrovato Gazziano. E allora, quanto è interessante Avio, soprattutto visto che si tratta di un settore molto particolare, per quale tipo di portafoglio è maggiormente indicato secondo lei? Beh, sicuramente un portafoglio a lunga gittata, si potrebbe dire, facendo una battuta sulla specialità di questa società che si occupa proprio di propellenti e lanciatori spaziali. Battuta a parte, sicuramente è un'operazione interessante che ha insegnato qualcosa, credo, anche a molti risparmiatori e operatori del settore, perché di fatto quella che abbiamo visto con Avio è un'operazione che in realtà ne segue alcune altre di una società che si era già quotata a Piazza Affari alcuni anni fa. Da partire dal 2011 è nato questo mercato delle cosiddette SPAC, che sono delle società veicolo che si possono quotare in borsa, raccogliere i soldi degli investitori ed essere di fatto delle scatole vuote in attesa poi di essere riempite con delle acquisizioni e poi permettere alle società bersaglio a sua volta di quotarsi in borsa attraverso qualcosa che sembra una cosa molto complicata, della cosiddetta fusione inversa. Ecco, in questo caso parliamo di propellenti e fusione inversa, e nel caso di Avio abbiamo proprio assistito a un fenomeno di questo tipo, dove questa società che era nel portafoglio, in una società di private equity a partire da alcuni anni, è arrivata a Piazza Affari attraverso questo giro un poco complicato che ha fatto sicuramente ricchi gli azionisti di questa SPAC, mi sembra non sbagliare un colpo, che a livello di investitore privato azionista di società, che già in poche settimane, diciamo dalla valutazione, ha già quasi visto lievitare le sue quotazioni di circa 100 milioni di euro. Ma che quello che colpisce è sicuramente un'operazione che non è stata effettuata da parte, diciamo, degli azionisti di Space, acquisendo sicuramente a caro prezzo questa società, perché nonostante il rialzo molto forte di questi giorni, i multipli di questa società sono comunque ancora interessanti, visto che parliamo di una società che ha fatturato nel 2016, come dati diciamo preliminari, circa 300 milioni di euro, ha una redditività comunque sostenuta, sopra un'EBITDA di oltre 20-25 milioni di euro, e ha un portafoglio ordine significativo di circa 900 milioni di euro, quindi per 2-3 anni a lavoro assicurato in un settore in cui, come possiamo immaginare, non ci sono sicuramente grandi difficoltà, anzi ci sono sicuramente grandi difficoltà per competere in questo settore. Quindi è una società che è da valutare, come sicuramente credo per chi opera in questo mercato di Piazza Affari,
l'attenzione anche riguardo Space, che ha portato in borsa, prima aveva portato Fila con un'altra operazione di grande successo, vedendo poi cosa è successo a questo titolo del segmento medium cap, adesso con Advio sicuramente un'operazione interessante, ed è un titolo che sicuramente probabilmente adesso ha pagato molto l'effetto lancio in tutti i sensi, visto che non abbiamo, però in questi giorni abbiamo visto la società molto coperta su tutti i media, ma è sicuramente una società da seguire nel suo percorso futuro. Ricordo subito i contatti per poter interagire con la nostra redazione, lo faccio con i nostri affezionati telespettatori, potete inviare un sms al 366-6282-858, ecco qua il numero in sovraimpressione, oppure se preferite potete contattarci via Facebook o al nostro account Twitter, tra breve vedremo gli altri contatti con l'aiuto della grafica. Gaziano, arrivo da lei per commentare gli ultimi dati di LVMH, parliamo del colosso del lusso francese che ieri sera a mercati chiusi ha riportato nel primo trimestre dell'anno vendite cresciute del 15%, ricavi che sono avanzati a doppia cifra, più 13%. C'è un ritorno dell'appeal del lusso secondo lei? Sì, ne avevamo parlato credo anche nelle scorse settimane, che era un settore che era ritornato sotto il mirino di molti investitori, diciamo trainato da una situazione più tranquilla dal punto di vista economico, con soprattutto l'Asia che nello scorso anno e mezzo aveva frenato molto le vendite delle società del settore, perché comunque il settore del lusso è proprio in Asia uno dei mercati principali per quello che riguarda le vendite e l'apertura di negozi, e che ha trovato una maggiore stabilità. I dati che questa mattina ha comunicato Louis Vuitton sono sicuramente significativi. Il primo trimestre ha quasi sfiorato 10 miliardi di euro di fatturato, una redditività sicuramente molto significativa e una crescita appunto del 13% del fatturato misurato in maniera organica, quindi considerando a parità di perimetri di negozi. E in realtà diciamo la bontà del settore lo si vede anche proprio se si vanno a vedere gli indici del settore, diciamo, dei consumi discrezionali, e anche a Piazza Affari, peraltro sono quotati non solo a Piazza Affari, anche sulla borsa di Francoforte, ETF, proprio che investono proprio sul settore del lusso. Mi ricordo uno a memoria di Amundi, che proprio quota, diciamo, replica le più importanti società del settore del lusso, e si potrà vedere, se si guarda anche graficamente, la tendenza molto forte che sta avvicinando di nuovo questo indice quasi ai massimi assoluti. Quindi sicuramente per il settore del lusso è un momento molto positivo. Anche alcune settimane fa avevo visto i dati, avevo forse commentato, di Burberry, che dopo alcune difficoltà degli scorsi mesi, anche legate alla Brexit, ha recuperato molto forte, come la stessa Hugo Boss, che quotata in Germania ma partecipata anche da società italiane, tra cui Tamburi e la famiglia Marzotto, ha visto nel primo trimestre dei dati veramente molto significativi di crescita. C'è un altro settore da guardare assieme, quello dell'energia. Prima di arrivarci rapidamente, oggi il Presidente della Repubblica incontra Vladimir Putin, il Presidente russo, è il primo faccia a faccia dopo l'invio da parte americana di missili nella base siriana. La Siria che resta al centro dei colloqui dei ministri degli esteri al G7 di Lucca, oggi seconda giornata, quella conclusiva per intenderci, si cercherà una posizione comune dopo che Londra ha ipotizzato nuove sanzioni su Siria e Russia. Ovviamente se ne parla tra Mattarella e Putin, se ne parla oggi al G7, gli occhi sono però puntati soprattutto sulla figura del segretario di Stato americano Rex Tillerson, che volerà questa sera a Mosca per incontrare il ministro degli esteri Sergei Lavrov. C'è un fattore per cui stiamo parlando di esteri, perché le tensioni geopolitiche che vanno in questo momento ad accrescersi dopo l'attacco terroristico in Egitto, dopo i missili in Siria, hanno portato l'oro a salire e ancora i prezzi dell'energia come il petrolio a tornare sui massimi da un mese a questa parte. Secondo lei in questo momento c'è dunque nuova positività sul settore in borsa? Sicuramente, diciamo, il petrolio, che qualcuno ancora poche settimane fa davi quasi per spacciato dopo la minaccia che gli accordi fatti dai paesi OPEC e non solo di contingentare la produzione fossero ormai arrivati quasi ad aver esaurito i loro effetti, sicuramente hanno trovato una grande forte spinta dalle tensioni geopolitiche e soprattutto da quello che sta accadendo in Medio Oriente, in Siria, e anche adesso si teme sul versante asiatico coreano. Il settore del petrolio sicuramente è un settore molto difficile, ma il petrolio ha dimostrato di avere in questi mesi molta forza, anche perché stiamo parlando comunque di un'economia mondiale
stiamo assistendo a dati economici sempre più forti, quindi economia che cresce vuol dire maggiori consumi di petrolio, e dall'altra parte quindi è un settore che risente positivamente in questo momento, sia in chiave anche di copertura da parte di alcuni investitori che si coprono su beni reali come il petrolio, che sicuramente potrebbero essere interessati da acquisti speculativi, dall'altra parte da un'economia che sembra che stia riprendendo ritmo a vedere l'andamento reale delle riserve, e da questo punto di vista anche qui a Piazza Affari e non solo l'andamento del crude oil, per esempio noi come società guardiamo anche attentamente le società che investono nelle infrastrutture energetiche, ci sembra un settore su cui soprattutto su questo versante possono esserci delle opportunità di acquisto. Graziano, io la ringrazio per essere stato con noi questa mattina, ancora ci ritroviamo settimana prossima, arrivederci. Grazie a voi.